stesso governo che non riusciva a farlo dimettere in altro modo. Le opposizioni dunque adottano la mozione di sfiducia legittimamente, è naturale, spesso lo fanno per manifestare la propria politica di antagonismo all'azione del governo in modo mediaticamente visibile. A volte cercano di cogliere una frattura nella maggioranza e di allargarla creando condizioni di crisi. La sensazione che si ha di fronte a questa mozione, però, è che si tratti di un gesto politico fuori tempo, immaginato in un momento superato. Due giorni fa, infatti, le Camere, con un comportamento impeccabile, anche se non proprio tempestivo, hanno eletto tre personalità di alto livello della Consulta, con il voto di quasi tutte le forze parlamentari significative. Quanto al merito della questione, e vado a conclusione, si muove all'interno di un'idea di fumus così etereo che non riesce a declinarsi in un'indicazione di comportamenti rilevanti dal punto di vista di un ipotetico conflitto di interessi. Concluda, deputato. Certo, Presidente, che in questo Paese occorre una seria regolazione del conflitto di interessi è cosa sacrosanta, ma questo riguarda la politica e le sue scelte, non il comportamento del Ministro Boschi, chiamato in causa impropriamente in questa mozione. La ringrazio. Adesso è iscritta a parlare la deputata Pia Locatelli. Prego, deputata. Grazie, signora Presidente. Noi socialisti siamo sempre stati garantisti, abbiamo sempre sostenuto che i processi vanno fatti nelle aule dei tribunali e che nessuno possa essere ritenuto colpevole fino al terzo grado di giudizio. Non solo, siamo sempre stati contro i linciaggi mediatici, le condanne emesse sulle colonne dei giornali, lo sciacallaggio volto ad eliminare un avversario o un'avversaria politica. Nel caso della ministra Boschi siamo addirittura al paradosso. Si chiede la sfiducia non per il suo operato in questo governo, non per azioni riprovevoli o presunti reati da lei compiuti, ma in ragione di una parentela. Si stravolge completamente il principio che la colpa è individuale e si fanno ricadere su figlie o figlie le presunte colpe dei padri. Non ci stupisce la richiesta del Movimento 5 Stelle. Sappiamo bene che il loro obiettivo è quello di mandare tutti a casa a prescindere. È nel loro DNA. Lo farebbero comunque e con chiunque, lo sappiamo bene. Stupisce invece la richiesta di Forza Italia che oggi, anche se oggi la loro mozione non è in discussione, visto che sarà calendarizzata più avanti, però sentire il partito di Berlusconi parlare di conflitto di interessi è a dir poco paradossale. Non vogliamo entrare nel merito della vicenda Banca Etruria, lo faranno le indagini e l'eventuale commissione d'inchiesta. Molti però hanno parlato di opportunità politica, suggerendo alla ministra di farsi da parte, così come è stato per altri, ma soprattutto per altre esponenti di questo o del precedente governo. Erano sbagliate queste azioni, secondo noi socialisti, e poi sono state lasciate alla coscienza e alla sensibilità personale di ciascuno. Come gruppo socialista, quindi, ribadiamo la fiducia a questo governo, alla ministra Boschi, alla quale va anche la mia personale solidarietà contro gli attacchi misogini e sessisti di cui spesso è stata oggetto. Grazie. La ringrazio, deputata Locatelli. Adesso chiede di intervenire il deputato Daniel Alfreider. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Noi respingiamo fortemente la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Boschi, che a nostro giudizio irricevibile perché priva di legittimità sia per il ruolo e le responsabilità di governo del ministro come anche per i provvedimenti di merito assunti dal governo in materia di banche. La contestazione di presunte responsabilità del ministro sulla base di mere ipotesi delineano un quadro del tutto pregiudiziale e preconcetto che nulla ha a che fare con la reale azione di governo del ministro Boschi. Le misure adottate dal Governo con il decreto legge a tutela dei risparmiatori e dei correntisti delle banche coinvolte e gli ulteriori provvedimenti annunciati a tutela di coloro che risultano essere stati truffati, il consenso del Presidente del Consiglio ad una commissione parlamentare d'inchiesta, la decisione di affidare all'ANAC, presieduta da Raffaele Cantone, gli arbitrati per gli obbligazionisti secondari colpiti dal crack, le inchieste avviate dalla magistratura inquirente e i provvedimenti già adottati dalle autorità di vigilanza
Consob, Banca Italia e dal Governo.